Ok, buongiorno. Allora, dal mio PC vedo che sono le 9:07, quindi chiedo ai consiglieri di attestare la loro presenza e di prestare il consenso alla videoregistrazione della seduta. Leo presente, acconsento alla videoregistrazione. Buongiorno, sono presente e consento. Buongiorno, Susino presente, acconsento, grazie. La presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. Avevamo da fare vedere, credo, i verbali firmati. Poi Esatto. Susino, il collega Susino ci aveva chiesto di mettere di nuovo a schermo il regolamento per fare alcune modifiche in virtù anche della raccolta firme che c'era stata qualche mese fa. Allora, intanto ho messo in condivisione il mio schermo. Vediamo i verbali del 30 e del 31. Posso venire il 31? Poi il regolamento, Giuseppe, tu lo puoi mettere in condizione? Aspetta un attimo, Claudio, dimmi. Sì, già sono tutti collegati. No, 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 ce ne sono due, guarda bene, Claudio. Sì, guarda bene che ce n'è, quello che ti rimane è che lo sono, già sono tutti e tre collegati, va bene? Ok, ciao, ciao, ciao. Allora, Liliana, sì, ho capito che devo fare. Allora, tu l'hai mandato ad agosto Ieri. a loro? Sì, vabbè, però lo Sì, dovresti trovare. allora, quindi è posta inviata da settima. Allora, trasmissione, messi, regolamento monopattini. Ok. Un attimo che io ora condivido lo schermo. Allora, uno. Ah, poi scusate se mi interrompo. Presidente, quindi, quindi dobbiamo concordare con il ragioniere generale l'assessore Marino un'altra data, perché mi pare che non c'è la coincidenza tra le due disponibilità. Possiamo fare venerdì, il successivo venerdì. Quindi sarebbe giorno 9. Buongiorno. Buongiorno Claudio. Claudio entra 9:12. No, è giorno 10. Volante presente e acconsento alla registrazione. Perfetto, consigliere. 9:12 presente volante. Allora, secondo me è il 10, forse, non il 9. Scusa, hai ragione, Presidente, è il 10. Allora, perché il ragioniere generale sto vedendo che ha scritto la propria disponibilità per martedì 7. Lui diceva prima, mi sembra, Marino. Vabbè, diamogli come, perché poi praticamente Marino non è disponibile. Diamogli due date, perché martedì non vorrei che ci fosse, non c'è consiglio martedì. Allora, giorno 8 è consiglio, giorno 8 sarebbe mercoledì. Ah, allora martedì si potrebbe fare. Sì, ma il problema è quello, che il ragioniere a quanto pare è presente, ma Marino no. Vediamo, vediamo. Vabbè, adesso ho Proponiamo un'azionata. mercoledì. Ok, vediamo di risolvere questa cosa. Allora, secondo quelle che sono le indicazioni della,
abbiamo raccolto un po' in giro. I cittadini realmente non vogliono che nelle pedonali i monopattini possano andare, diciamo, direttamente, diciamo, a spinta, senza utilizzarli. Quindi io ho visto che in funzione del regolamento che noi invece avevamo messo, che nelle zone urbane, di fatto, delle zone pedonali andavano a 6 km orari, noi dovremmo scrivere, fare una modifica, dove scriviamo che nelle aree, e il collega Susino mi pare che aveva mandato un atto ieri, mi aveva girato, dove c'erano nello specifico le aree. Era un'indicazione, giusto per non, quantomeno in una fase transitoria, secondo me, è giusto intervenire su quelle aree pedonali che sono con maggiore presenza appunto di pedoni, che sarebbe via Ruggero VII, via Emerico Amari, Corso Vittorio Emanuele, via Macquede, la zona di Mondello per il periodo estivo. Io direi, secondo me, in questa prima fase intervenire su queste e su questi assi pedonali. Corso Vittorio Emanuele. Sì, Corso Vittorio Emanuele anche. Quindi io direi di, giusto, ci sono anche aree pedonali che non sono frequentate in maniera, insomma, da tanti pedoni, quindi là non darei un brusco taglio sull'uso appunto dei monopattini. Peraltro leggevo notizia di stamattina che in sede parlamentare è in discussione un disegno di legge dove addirittura si tende, mi pare di avere percepito questo, che nelle aree pedonali, attraverso una procedura telematica, tali mezzi... Tali mezzi non possono superare una certa velocità secondo una procedura di controllo telematica. Io comunque nell'ambito del regolamento interverrei limitatamente a questi assi stradali pedonali, che sono quelli, diciamo, maggiormente utilizzati e frequentati dai pedoni. Ecco, questo è giusto per non dare un brusco taglio, ripeto, su aree pedonali che sono frequentate in maniera più limitata dai pedoni. Quindi, se siete d'accordo, io interverrei su queste strade, ecco. E non su tutte le aree pedonali. Io concordo con lei, però vorrei capire come li inseriamo in un regolamento, facciamo una norma transitoria. Perché la condizione è capire, o lo facciamo, rendiamo effettivo, perché l'idea, la visione di questa commissione è quella di passare i monopattini che camminano di fatto in queste aree. Cioè, secondo lei, qual è l'idea che dobbiamo mettere in campo realmente? Dico, perché o lo facciamo, se lo inseriamo nel regolamento diventa fisso, cioè non possiamo più modificarlo. Io tecnicamente non so come intervenire sul regolamento, però ritengo che sia più giusto così, nel senso che non vorrei dare, cioè, anche ho visto in altre città che mi pare che l'intervento avviene nei principali assi pedonali. Ecco, nel regolamento non lo so come possiamo intervenire, però è una valutazione da fare, ecco, rispetto al ragionamento complessivo. Collega Susin, allora noi possiamo fare una cosa. Noi lo inseriamo nel regolamento, lei c'ha l'articolato qua. Lei l'abbiamo mandato anche per posta elettronica. Noi quella dobbiamo fare le modifiche scrivendo che nelle aree pedonali che lei ha indicato, se vuole può mandare la copia della dichiarazione che aveva girato ieri lei a me, che era, diciamo, la direttiva, quindi l'ordinanza sindacale che doveva essere emessa, poteva essere inserito direttamente nell'articolato. Quindi io lo può girare eventualmente alla segretaria in mail, e noi invece di mettere 6 km orari mettiamo che nelle specifiche zone
viene azzerata, diciamo, il fatto del monopattino, e nelle altre aree pedonali che non sono menzionate la velocità rimane 6 km orari. Secondo me potrebbe essere la soluzione questa. Mi pare perfetto sotto il profilo pratico, mi pare perfetto, ecco, è ovvio allora, che... Allora, facciamo così. Quindi si dovrebbe modificare l'articolo 4 e l'articolo 1. Esatto, lei lo può leggere, il... L'articolo 1. Allora, i monopattini elettrici possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 25 km orari, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane e se presente una pista ciclabile esclusivamente all'interno della medesima, poiché equiparati... Scusate, a... scusa Giuseppe, mi pare di avere sentito... Sì. Aree extraurbane. Sì, vabbè, ma sì, stavo andando sull'area sì. Noi stiamo ragionando sull'area urbana. Ci stavo andando, consigliere. Allora, questo parla per la velocità di 25 km sulle aree strade urbane. Poi dice: nonché sulle strade è presente una pista ciclabile, quindi parla sempre di extraurbane. Esclusivamente all'interno della medesima, poiché scusate, sì. Attenzione, noi non mi pare che possiamo intervenire su un territorio che non è quello della città di Palermo, cioè per aria extraurbana io intendo Viale Regione e compagni. No, no, quella è un'area urbana. L'area extraurbana io intendo un'area veicolare che va fuori dal territorio urbano, quindi faccio un esempio dopo Sferracavallo per arrivare a Isola. Allora non ci dovrebbe mettere perché già siamo fuori comune. No. Noi interveniamo sul nostro territorio urbano, poi ci possono essere zone periferiche, ma del territorio urbano, extraurbano significa fuori dal territorio della nostra città. Io sono sicuramente proprio, quindi io si dovrebbe togliere nonché sulle strade extraurbane. Che a noi non interessa, perché diciamo, noi non solo non interessa, ma non possiamo intervenire con un regolamento. Allora, io penso extraurbane sono Viale Regione, ma tu non puoi. Per me Viale Regione è un'area urbana, Per me. Comunque, io non toccherei questo. Eventualmente, poi questo vediamo. A noi interessa quella dove ci sono le aree pedonali. C'è un articolo ad hoc. Allora, vediamo se è il 4. Norme di comportamento principali. Al conducente di monopattino è vietato trasportare persone, nemmeno bambini, oggetti o animali, trainare veicoli o farsi trainare. Il monopattino non può superare i 25 km orari quando circola sulla carreggiata e i 6 km orari quando circola nelle aree pedonali. Ecco, deve procedere Sì. Qua dobbiamo inserire al posto di aree dove c'è scritto aree pedonali 6 km, noi dobbiamo scrivere. O facciamo un articolo ad hoc dove inseriamo un altro comma dove mettiamo il divieto assoluto. Allora facciamo l'articolo 4,1, cioè mettiamo il comma dove mettiamo le aree pedonali indicate in questo elenco che inseriamo di via. Le aree pedonali di via. Ok, allora se mi date l'ok sugli intendimenti magari lo sistemo io. E domani, se l'orientamento è questo, io non mi ero permesso di modificarlo perché era giusto che ci confrontavamo. Ma infatti abbiamo detto che lo vedevamo oggi. E ce n'è esatto, prego, se mi date l'ok rispetto a questo intendimento, lo allineo. Perfetto, e domani, perfetto. Va bene? Quindi se l'orientamento è questo, dico anche gli altri componenti sono d'accordo. È l'articolo 4. Sì, facciamo un comma 1. Sì. Io lo stavo finendo di leggere tutto per capire un pochettino quello che dice. Vai avanti, Giuseppe, vai avanti. Allora, il monopattino non può superare 25 km quando circola
sulla carreggiata e i 6 km orari quando circola nelle aree pedonali. Deve procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano. Il conducente deve avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio, sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. Inoltre, essendo considerati veicoli a tutti gli effetti equiparati alle biciclette, per i monopattini valgono tutte le norme di comportamento previsto dal codice della strada, per esempio in tema di precedenza, di infrazione semaforiche, di uso del cellulare e di guida in stato di ebbrezza. Questo era l'articolo 4. Andiamo al 5, Giuseppe, così facciamo una ricognizione tutti, così se ci sono altri rilievi. Sì, però abbiamo saltato sia il 2 che il 3, quindi li leggo, giusto? Sì, 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 sì. Allora, sì, sì, così... articolo 2, requisiti di età. Per condurre un monopattino elettrico è necessario la patente di guida, ma occorre avere compiuto almeno 14 anni. Articolo 3. Uso del casco. L'obbligo di utilizzo del casco protettivo è previsto per i minori di anni 18. Il casco deve essere in grado di fornire un'adeguata e completa protezione della testa. Sono idonei i modelli di casco previsti della omologazione di qualsiasi tipo, tra parentesi, per l'uso su strada o per ambiti quali quelli sportivi, per proteggere il capo da urti per caduta in velocità, avendo appunto superato i test previsti dalla normativa di riferimento. Diciamo che, così volevo fare da quello che io sento anche in giro e in televisione, a quanto pare il casco è per tutti, non per previsto per i minori di anni 18. Eh? Poi dico, è una cosa vostra, ma io sento dire che il casco è per tutti. Poi decidete voi, io dico, da quello che ascolto cerco, diciamo, di dare un apporto, se magari sentendo spesso le notizie, vi dico che a quanto pare il casco nel monopattino è per tutti. Al momento a me non risulta che ci sia una legislazione già vigente rispetto all'uso del casco, dico a me non risulta, sarà nel disegno di legge, ma al momento non mi risulta. Ma noi potremmo eventualmente mettere, cioè nello specifico potremmo rimandare eventualmente alla norma, alla norma nazionale. Certo, potrebbe essere una cosa. Vabbè, questo dovrebbe essere un articolo finale, che tutto quanto previsto dalle norme trova diretta applicazione su questo regolamento. Perfetto, questo possiamo farlo pure, scrivilo pure. Okay. Perfetto, passiamo all'articolo 5. Requisiti tecnico-costruttivi. I monopattini elettrici per poter circolare devono riportare la marcatura CE, devono avere un motore di potenza normale nominale continua, non superiore a 0,5 kW e non possono avere posti a sedere, sedili, seggiolini, eccetera. Devono poi avere limitatore di velocità che impedisca di superare i limiti citati 25 km orari, in generale i 6 km orari quando nelle aree pedonali. I monopattini a Scusate, questo è quello che si sta prevedendo nel nuovo disegno di legge, cioè nelle aree pedonali sono inseriti dei limitatori di velocità, non so come tecnicamente potranno avere luogo, però si sta ragionando su questo aspetto. Ecco. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono inoltre rispettare le caratteristiche tecnico-costruttive previsto dal Ministero dei Trasporti, obbligo del campanello, della leva del freno, dell'acceleratore, eccetera. Quindi, per evitare pesanti sanzioni prima di acquistare e usare un monopattino, è bene accettarsi che rispetti tali parametri. Questo era l'articolo 5.
Ci siete? Sì, certo. Un attimo, non so che cosa è successo nell'email. Ai. Si è disconnessa la pagina. Un attimino solo, eh. Allora. Eravamo su inviati, quindi regolamento monopattini. Lo apriamo. E allora, eravamo all'articolo il 5, il 6. Obblighi di visibilità e dispositivi di illuminazione visiva. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e anche di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Inoltre, in tali condizioni, i monopattini devono essere equipaggiati con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catodiottri rossi posteriori per le segnalazioni visive, se privi non possano essere utilizzati ma soltanto trasportati a mano. Articolo 7. Assicurazione. Non è obbligatoria la copertura assicurativa, anche se vivamente consigliata a tutti, perché in caso di incidente stradale, oltre a trarre beneficio dell'azione risarcitoria, è possibile contare su un interlocutore esperto in grado di tutelare i diritti del conducente. Dico, questa non è obbligatoria l'assicurazione, oppure sentivo parlare che ancora non è obbligatorio. Però facciamo, come dice Marcello, facciamo un articolo finale dove rimandiamo alle norme, diciamo, successive l'adeguamento, diciamo, per quanto riguarda come il punto 4 e il punto 6. Il punto 6. Sì, no, dobbiamo, alla che siamo, all'articolo, aspetta un secondo, noi diciamo, quindi poi nell'articolo, Marcello, mettiamo che se ci sono norme nazionali, cioè norme superiori a quelle amministrative, valgono naturalmente quelle, cioè la terminologia la scrivi meglio naturalmente, tranne quelle che riguardano le aree pedonali indicate, perché altrimenti poi significa che sì, è un articolo nazionale. di rinvio, però nello specifico dobbiamo mettere sempre che non vale solo per le aree pedonali, perché altrimenti rischi che poi quelli magari mettono 8 km orari, certo. E quelli, quindi la norma nazionale che è superiore ti porta dall'area pedonale a 0 all'area pedonale a 8 km. Capito? Solo per le aree pedonali indicate come vie. Vabbè, poi questo lo vediamo quando lo scrivi domani. Articolo 8. Sanzioni. Per le caratteristiche costruttive e le violazioni in materia di età, ambito di circolazione e velocità massima, è prevista una sanzione di 100 euro, 70 se pagata entro 5 giorni. Inoltre, se la potenza del motore del monopattine supera i 2 kWh, viene applicata la sanzione accessoria della confisca del veicolo. Per le violazioni delle altre norme di comportamento specifiche per i monopattini, la sanzione è di 50 euro, 35 se pagata entro 5 giorni. Si ribadisce che, essendo i monopattini elettrici equiparati ai velocipedi, sono soggetti a tutte le sanzioni che il codice della strada prevede per la circolazione di quei veicoli. Non ci sono altri articoli. Va bene, per me va bene. Io gli do quegli allineamenti, domani lo rivediamo e quindi possiamo procedere. Perfetto, naturalmente poi questa, noi se domani siamo poi d'accordo lo votiamo e lo mandiamo, se riusciamo a chiudere per domani. Sì, domani sì. Vi ricordo sempre seduta alle 8, prima convocazione, 9, seconda convocazione. Ci vediamo domani, io chiudo la seduta alle 9.33 per dare la possibilità, visto che oggi il consiglio è in presenza, di andare fisicamente in consiglio comunale. Ok, grazie, a domani. Arrivederci. Ok, a domani. Domani, arrivederci. Arrivederci.
Arrivederci, a domani, arrivederci. A domani. A domani. Si rinvia la lettura del verbale a domani. Giuseppe, cosa ha detto il presidente a domani?